GFAS, il programma sviluppato dalla GeoStru Software per la meccanica dei terreni ad elementi finiti, è una soluzione completa che integra tutte le funzionalità necessarie per l'analisi di problematiche geotecniche quali tunnel, stabilità dei pendii, scavi, cedimenti di rilevati, cedimenti di fondazioni, interazione terreno-struttura. In GFAS è possibile eseguire diverse tipologie di analisi, prendendo in considerazione diversi modelli di comportamento. In questo video illustreremo come effettuare un'analisi di tipo non lineare. Vediamo qualche esempio. La prima tipologia di analisi non lineare è l'analisi per fasi di costruzione. GFAS, infatti, permette di definire le diverse fasi nelle quali una struttura lavorerà. Tra le varie opzioni è possibile selezionare le fasi di analisi alle quali i vincoli o i carichi devono essere associati. L'evoluzione dell'analisi prenderà in considerazione tutte le fasi di analisi. Ogni fase risentirà degli effetti dell'analisi effettuata nella fase precedente. Sarà così possibile verificare lo stato tenso-deformativo del dominio di analisi per ogni fase costruttiva, sia numericamente che graficamente. Un altro tipo di analisi non lineare è quello della capacità portante. In questo caso, il carico esterno viene applicato in modo incrementale fino ad una determinata intensità. È previsto l'utilizzo di diversi criteri di rottura. Vediamo un esempio. È possibile inoltre
effettuare un'analisi non lineare per valutare la stabilità di un pendio. Questa tipologia di analisi è utilizzata al fine di valutare il fattore di sicurezza di stabilità di un pendio. In questo caso, la procedura di analisi riduce gradualmente le proprietà di resistenza del materiale fino ad ottenere il collasso della struttura. GFAS, inoltre, permette di considerare nel modello di calcolo anche la presenza dell'acqua. In particolare, è prevista l'analisi del moto di filtrazione dell'acqua. L'analisi della filtrazione è eseguita al fine di valutare la distribuzione delle pressioni neutre nell'intero dominio. I dati di input da inserire possono essere di due tipi: inserimento delle condizioni al contorno mediante la gestione diretta del carico idraulico nodale, inserimento di una linea di falda, la quale definisce la condizione sul contorno di pressione nulla lungo tale linea. Infine, vedremo dei modelli soggetti ad azione sismica. GFAS, infatti, permette di considerare anche gli effetti dinamici, effetti eventualmente prodotti dalla presenza di un'azione sismica. L'analisi è volta alla determinazione delle forme modali e dei relativi autovalori. Inoltre è prevista la determinazione delle forze sismiche in accordo con quanto previsto dall'Eurocodice 8. Queste sono solo alcune caratteristiche del software. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni. Grazie per l'attenzione.